Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare che è ufficiale, è stata rinviata la partita della semifinali di Coppa Italia del ritorno di Napoli-Inter, che sarebbe dovuta giocare domani al San Paolo. È stata rinviata con data da stabilire ancora, quindi non si sa quando verrà recuperata e si presume a porte aperte perché comunque i biglietti non sono stati, diciamo, come si può dire, rimborsati, quindi quando non vengono rimborsati, quando si rigioca, ognuno ha il suo biglietto. Se invece poi decidono di giocare a porte chiuse, vengono rimborsati. Se non vengono rimborsati, allora vuol dire che la prossima volta si giocherà a porte aperte. Ragazzi, ma sulla paura, ovviamente sempre per l'emergenza del coronavirus, di questo virus tremendo che c'è in tutto il mondo, che sta girando, ovviamente il motivo è quello. E una frase solo. Wow. Wow, che casino. E wow, che casino perché non si sta cambiando più nulla. Sinceramente, se proprio devo dirla la mia. È successo un casino, è successo un casino perché se dall'inizio le partite si fossero giocate a porte chiuse, tutto questo non sarebbe successo. Perché? Allora, ci sono due cose da fare, secondo me. Allora, o tu giochi tutte le partite a porte chiuse, che sia Coppa Italia, che sia Champions, che sia campionato, Serie A, o giochi le partite a porte aperte con i tifosi che delle zone a rischio che ci sono, controllati bene e che non vengano quelle cose. Dicono che così non si può fare perché la partita del Napoli contro l'Inter e anche Juventus-Milan è stata rinviata, che si doveva giocare oggi, e sempre per questo motivo, per i tifosi, per l'emergenza del coronavirus. Allora hai queste chance, non fai giocare con i tifosi di queste, diciamo, zone, e quindi la giochi a porta aperta. Se invece è rischioso, bisogna giocare tutte le partite a porte chiuse. No, il Napoli sì, l'Inter no, Juve sì, Milan no. No, così non è giusto, così si falsa la Coppa Italia, si falsa il campionato, si falsa tutto e si rischia di falsare ampiamente il campionato e anche la Coppa Italia. Quindi quando ho sentito dire ma Juventus-Milan è stata rinviata, ho detto è giusto così, hanno paura di rischiare e tutto quanto, anche se la trovo una pagliacciata, perché avvisare il giorno che già erano partiti tutti i giocatori, già stavano a Torino, eccetera eccetera, anche i tifosi, all'improvviso non devo nemmeno un paio d'ore dire che è stata rinviata. Poi io avevo detto, mi sembra strano che Napoli-Inter si giochi nonostante Juve-Milan è stata rinviata, perché non aveva senso sinceramente. Quando sentivo dire ma forse lo faranno a porte chiuse, dico io, 40.000 tifosi, 40.000 biglietti di tifosi napoletani, come si metteva? Se tu la mettevi a porte chiuse, dovevano essere rimborsati, De Laurentiis non rimborsava e di conseguenza per il Napoli aveva ragione, cioè al ritorno noi abbiamo giocato con pochi tifosi perché stavamo fuori casa e l'Inter con i suoi tifosi, quindi non è giusto che i napoletani non abbiano i tifosi, quindi preferisco rinviarla e qui do ragione a De Laurentiis. Do ragione a De Laurentiis perché come Juve-Milan me l'avete rimandata, anche Napoli-Inter doveva essere rimandata, anche se i preavvisi della Lega sono veramente ridicoli. Fare un preavviso in così poco tempo, anche Napoli-Inter ha avuto tempo per rimandarla. Adesso l'Inter si ritroverà a recuperare Inter-Sampdoria, Juve-Inter, Coppa Italia, Europa League che dovrà fare. L'Inter si troverà a maggio o anche più là a dover recuperare tantissime partite. La Juve ha anche due partite da recuperare, anche la Juve. Cioè, sta succedendo un casino. Mo dicono, a parte che, come ho già detto anche le altre volte, non capisco perché la Serie B gioca, non ho capito, il virus sono esenti, quelli della Serie B non prendono malattie, perché Serie B, si è giocata ieri, la Serie B si è giocata, il Benevento, siamo a Napoli, siamo là, Napoli no però, e si è giocata in una zona dove è stata colpita al nord, si è giocata una partita lì vicino, mi sembra. Cittadella Empoli, non ricordo quale partita ieri, si è giocata proprio vicino alla zona rossa, diciamo, del nord di questo virus. La Serie B non vengono volti i tifosi, allora ci sono tifosi di Serie A, tifosi di Serie B. Tifosi di Serie B possono prendere malattie, i giocatori, idem, i giocatori di Serie A, i tifosi di Serie A, allora devono essere immuni. No, non è giusto così, si deve fermare anche la Serie B.
si deve fermare anche la Serie B, o invece deve andare avanti la Serie A. Una di queste due decisioni deve essere presa, perché per me veramente si sta sfiorando il ridicolo. Si sta sfiorando il ridicolo, trovo la Lega, la Serie A, persino là, anche perché gli arbitri c'entrano sempre, tutti ridicoli. Trovo sinceramente queste decisioni ridicole, trovo che in Italia come sempre siamo indietro anni luce rispetto agli altri paesi. La Premier League sta prendendo l'opzione della Premier League di giocare a porte chiuse, lo stesso la Champions League, casomai dovessero esserci problemi anche Napoli, Barcellona-Napoli non si sa se gioca a porte aperte e chiuse, anche l'Inter in Europa League, anche essendo una squadra di Milano, la Roma no perché è del sud centro, e anche la stessa partita dell'Atalanta perché sono bergamaschi del nord. Quindi un casino, un putiferio. L'Italia, come sempre, non siamo mai preparati a nessuna emergenza, perché facciamo ridere, siamo dei polli. La Lega però veramente fa ridere, perché se dal primo giorno avessimo giocato tutti quanti a porte chiuse, Juve e Inter, avessimo giocato tutte le partite di Serie A a porte chiuse, armi pari, nessuno avrebbe detto niente. Ovviamente l'Inter ha protestato, perché è giusto che il presidente Zhang dell'Inter abbia protestato, perché c'ha ragione, dico, perché dobbiamo stare comodi della Juve. Ma in generale si falsifica così il campionato, perché la Lazio ha giocato tutte le partite, il Napoli gioca, però poi non gioca per esempio un'altra squadra, il Parma, poi non gioca quel, non ha senso, le partite o vanno rinviate tutte o vanno tutte a porte chiuse o tutte a porte aperte, perché questo fatto uno sì, uno no, un giorno sì. Quindi la Lega, la Serie A dovrebbe mettersi a tavolino e prendere una decisione degna. Ho letto anche che vogliono chiudere per 30 giorni il campionato, per un mese lo vogliono chiudere per questo virus, giusto così. La salute dei cittadini, la salute delle persone, la salute delle persone viene come prima, e viene prima di tutto, del calcio, del pallone e tutto quanto. Quindi giusto così. Però dicono, ma porte chiuse non si può giocare perché vengono tanti soldi, perdono le società, perdono tanti soldi, quindi a porte chiuse non si può fare. Poi comunque non si può fare, perché è bruttissimo giocare un campionato intero senza pubblico, viene un po' falsato, perché senza tifoseria è molto diverso, perché veramente le partite sono troppo mosce. Però così si mette a rischio tutta l'Italia, eccetera eccetera. Quindi mo la Lega e soprattutto il portafoglio, la Lega deve prendere una decisione: o chiudi il campionato e poi vediamo a fine anno a chi assegnare. Il problema, uno può anche dire sospendiamo il campionato. Il problema, lo scudetto, chi lo vince? Chi va in Serie B? Chi va in Europa League? Chi va in Champions? Boh, come si deciderà? Il problema anche, ok, non lo vuoi chiudere, giochiamo a porte chiuse, però poi perdono un sacco di soldi gli interessati, le società, quindi come si fa? Perdono tanti soldi. Ok, invece, giochiamo a porte aperte, i tifosi delle zone proviamo a limitare. Il problema è che un po' tutta Italia sono stati coinvolti, alcuni anche a Napoli ci sono dei casi, ci sono dei casi a Roma, comunque per quanto minori ci sono i casi in tutta Italia. Rischiamo che poi al sud, per rimanere aperti noi, qualche tifoso del sud, chi lo sa, che poi non può essere coinvolto qualcuno del nord. Quindi è un casino, ragazzi. E per me, io fosse per me, giocherei tutte le partite a porte chiuse fino a fine del campionato, anche in Coppa Italia. Fosse per me, si perderebbero tanti soldi le società, e non sarebbe la stessa cosa, perché varrebbe un po' falsificato il campionato, perché a parte chiuse è brutto, e muscia proprio, diciamo, una cosa, è molto molto brutto. Però dobbiamo salvaguardare prima la salute, prima la vita, e poi pensare al calcio e al pallone, che viene in secondo piano, perché è una passione, per quanto è vita anche per me, per quanto è vita a Napoli anche eccetera, però viene prima la salute delle persone, dei tifosi eccetera eccetera. Quindi sarebbe così. Mo vediamo la Lega, la Serie A, che cosa prenderà questa decisione. Questo weekend non si sa se giocherà il campionato o no, non si sa se per 30 giorni si giocherà il campionato, non si sa quando si continuerà a porte aperte, perché non si capisce più nulla, ragazzi. È un'emergenza, e c'è da dire che secondo me l'Italia, diciamo che secondo me anche un'altra cosa sbagliata, secondo me stanno creando troppo allarmismo. È giusto prendere prevenzione, però stanno creando troppo allarmismo. È un virus pesante, però stanno un po' troppo creando allarmismo. Comunque bisogna anche un po' placare i toni, perché sembra la terza guerra mondiale, troppo troppo allarmismo, bisogna un po' calmare le cose. Dicono vogliono fermare le scuole, vogliono fermare i centri commerciali, giusto così. Per me deve essere fermata anche la Serie B, perché non ci sono tifosi di Serie A, tifosi di Serie B e campionati. Lo stesso la Premier e gli altri. Vediamo che cosa succederà, ragazzi, è un casino. Non lo so.
non lo so, Agnelli e la Juve perderebbero tanti soldi a giocare con le porte chiuse, per quello anche si oppongono. Ma pensare ai loro interessi e mettere in secondo piano la salute dei tifosi, anche no. Quindi Agnelli che si oppone, dice che le a porte chiuse non è cosa perché perdono tanti soldi. Ok, va bene, che cosa dobbiamo fare? Una decisione va presa a breve perché l'Inter già non gioca da 3 settimane. Il Napoli, non so se è una fortuna, abbiamo giocato, però la Juve anche non gioca da un po', non lo so, anche in Champions. Un casino, ragazzi. Ripeto, io giocherei a porte chiuse fino a fine campionato. È un'emergenza, per quanto perdano soldi e per quanto sia brutto a porte chiuse, ma così deve fare, se no si sospende il campionato. Però che si gioca una partita sì e tre no. Chi a porte chiuse, a porte no, no, si falsifica e si. Così si falsifica il campionato e dopo è corrotto perché non è giusto questa disparità tra le società, tra le squadre e anche la Serie B va chiusa. Detto questo, non lo so, vediamo. È giusto così rinviare anche Napoli-Inter come è stata rinviata Juve-Milan, Juventus-Milan, è giusto così. Vediamo un po', ragazzi, non lo so. E voglio fare complimenti al presidente dell'Inter perché ha avuto il coraggio di opporsi anche con una lettera alla Lega, ha detto che bisogna giocare prima Inter-Sampdoria che Juve-Inter, giusto così, ma comunque è un presidente con, si può dire, vabbè, con le palle, Zhang, perché ha il coraggio di combattere la Juve e sinceramente anche Lotito, perché Lotito secondo me della Lazio si doveva ribellare e dire no, la Lazio non gioca queste partite perché bisogna fare la lotta a scudetto impari, no che noi giochiamo della Lazio e la Juve l'Inter no. Il mio modestissimo parere, quindi anche Lotito con Agnelli, Lotito Dopo con Agnelli, l'Agnelli. vabbè, lasciamo perdere. Tutti e due spesso stanno un corpo un'anima, ma vabbè, compreso De Laurentiis che a volte si ribella, sì, a volte no, e A volte Laurenti si sa. appoggia spesso in società, in Lega, e appoggia Agnelli, per me sbagliando la grande. Poi queste sono le sue conseguenze. Comunque, detto questo, vediamo un po', ragazzi. Non so che dire, il calcio mi manca tanto, io ovviamente mi mancherà, però prima la salute dei tifosi dell'Italia e poi il calcio. E comunque la Lega, voglio ripetere che sono pagliacci, imbarazzanti, corrotti, veramente deficienti, perché la Lega sono veramente imbarazzanti, perché bisogna giocare a porte chiuse e mo le decisioni sono due: o chiudono il campionato e poi si vede a chi a dare i trofei, Europa League, Champions, campionato e retrocessione, o tutte le partite a porte chiuse, o le partite a porte aperte solo per le zone non interessate e colpite. Però per me è sbagliato: io giocherei a porte chiuse o chiudere il campionato e addio e fermare il campionato perché bisogna fermare il campionato e l'emergenza, la salute viene prima di tutto. Vediamo un po' come andranno le cose, ragazzi. Non lo so come succederà. Prossimamente ci aggiorniamo. 40.000 Tifosi tifosi. Napoli-Inter c'erano. E ovviamente non vengono rimborsati perché la partita poi non è stata annullata, nel senso a porte chiuse, ma rinviata a un'altra data. Vediamo perché di questo passo il campionato finirà a agosto, perché ci sono anche gli europei quest'anno poi. A giugno un casino e di questo passo si finirà agosto perché l'Inter deve recuperare tante partite. Comunque di questo passo devono sperare che Napoli, l'Inter, la Juve vengano eliminate dalle coppe, così ci sono date. Che cosa brutta, orrenda. E siamo in Italia, siamo sempre dei polli, veramente i pagliacci, Serie A più corrotta, la Serie A, il campionato più corrotto e più mafioso che ci sia di tutto il mondo. Vediamo un po', ragazzi. Mo, se la Lega e la Serie A ci tengono alla salute dei tifosi, giocano tutti a porte chiuse e impari. E se invece ci tengono al loro portafoglio, al loro business, lo giocano a porte aperte alcune con i tifosi che vengono. Vediamo un po'. Se ci tengono al dio denaro, lo giocheranno Giocheranno a porte aperte. aperte per alcune zone e faranno questo. Se ci tengono invece alla salute dei tifosi, firmano il campionato o a porte chiuse. Vediamo ragazzi, ci aggiorneremo. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Sempre Forza Napoli, Forza Gattuso, Forza Ligue. E come diceva anche Gattuso l'altra volta, è giusto che tutte le partite vengano rinviate o a porte chiuse o vengano rinviate, perché deve essere per tutti uguale, che sia per lo scudetto, Europa League, Champions o retrocedere, perché anche le ammonizioni contano. Uno non c'è in Inter Sampdoria, poi c'è nella partita con la Juve, non ci sei col Parma, però c'è col Verona, conta.
Vediamo ragazzi, ci aggiorneremo. Ciao a tutti ragazzi da Alessia Napoletana 91. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di queste, diciamo, decisioni della Lega della Serie A e che cosa fareste voi al loro posto. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, sempre Forza Napoli. Ciao a tutti ragazzi da Alessia Napoletana 91. Ciao a tutti ragazzi.